Rispettare le precauzioni e consultare le previsioni meteo, i primi due consigli da seguire dall'esperto per evitare che i fulmini possano rappresentare un rischio e portare addirittura alla morte, come è accaduto alla giovane mamma di Alba Adriatica. Insomma, con il ritorno dei temporali è bene prestare attenzione ai lampi. Ma cosa fare in caso di temporali, fulmini e rovesci? Lo abbiamo chiesto al docente di climatologia all'Università D'Annunzio Chieti Pescara, il professor Piero Di Carlo. Allora, innanzitutto bisogna vedere le previsioni. Adesso le previsioni sono molto accurate, per cui se è prevista pioggia, evitare di andare al mare in montagna. Ovviamente si può essere anche in una situazione per cui arriva velocemente un temporale e ci si trova all'aperto. In quel caso cercare di ripararsi all'interno di una macchina. Le macchine, se chiuse ovviamente, senza toccare la carrozzeria, sono delle eccellenti gabbie di Faraday, quindi si è all'interno, si è protetti, e mettersi al riparo, evitare i pali alti, gli alberi, non ripararsi sotto gli alberi, perché più un elemento è alto, appuntito come un palo o un albero, e più c'è probabilità che il fulmine venga attirato da queste punte, che sono zone in cui i campi elettrici sono più elevati. E nel caso in cui si è proprio nell'aperto e non c'è possibilità di ripararsi, cercare di stare accovacciati il più possibile, in maniera da non essere noi stessi dei parafulmini che attiriamo il fulmine. Ma è valida la regola empirica per la quale, dividendo per 3 il numero di secondi che intercorre tra lampo e tuono, si ottiene la distanza del temporale in chilometri? La velocità della luce è molto più elevata di quella del suono, per cui se il suono, quindi il tuono, arriva molto velocemente, quindi subito dopo il lampo, vuol dire che il fulmine è vicinissimo e allora bisogna stare molto più attenti. Quanti incidenti all'incirca avvengono nel mondo per i fulmini? Allora, ci sono diversi studi che fanno vedere che innanzitutto i fulmini in tutto il mondo in ogni secondo ne cadono più di 100, quindi sono tantissimi fulmini. Ovviamente la probabilità di essere colpiti è molto bassa, ma gli incidenti sono tantissimi, sono centinaia e centinaia in tutto il mondo, per cui bisogna stare molto attenti, anche per esempio, come è successo recentemente, alla fulminazione indiretta, cioè il fulmine non becca la persona direttamente, ma indirettamente attraverso un conduttore, ad esempio l'acqua, che è un eccellente conduttore, può arrivare a colpirmi indirettamente. Quindi anche stare lontani da strade allagate, bagnate, o addirittura dal mare, fiumi o laghi, è fondamentale. Qualora noi fossimo in casa, siamo al sicuro o anche lì bisogna fare attenzione? Allora, la casa di per sé è sicura se siamo lontani dalle finestre, ma non dobbiamo ovviamente toccare possibili conduttori, quindi staccare le utenze elettriche, per esempio non toccare il cavo dell'antenna, che è uno dei più grossi pericoli, perché l'antenna è in alto e può fare proprio da parafulmine. È una precauzione fondamentale. Ovviamente non usare per esempio il telefono fisso, se ancora ce n'è in giro, perché anche lì c'è possibilità che il fulmine si vada a inserire e ci possa colpire.